Sono nata a Roma l'8 luglio 1593 e fin dalla tenera età ho vissuto tra artisti di fama, colori, botteghe, seguendo mio padre e imparando da lui, dimostrando una grande abilità a dipingere. A quei tempi con mio padre Orazio Gentileschi, che era grande pittore, ho avuto la fortuna di osservare da vicino molti capolavori dell'arte nuova, da Caravaggio, nella Cappella di San Luigi, la Cappella del Popolo, Guido Reni, a Santa Maria Maggiore e tanti altri. In quei tempi era un'eccezione. Sì, io era un'eccezione. Le donne non dipingevano se non in casa, cose picciole, ritrattini, piante, fiori. Per solito poi non ammessi alle accademie o ai grandi cantieri, che non potevamo uscire o camminare da sole, che la carriera di pittora era preclusa. Io dipingeva con mio padre e avevo imparato a dipingere come un uomo. Mio padre mi ha chiamato ad aiutarlo agli affreschi alla loggetta del cardinale Borghese, dove ho collaborato alle figure delle donne e suonatrici che si fingono muse. Mi affidò al suo amico Agostino Tassi, pittore di vedute e maestro di prospettiva, per insegnarmi a fingere nell'architettura dei dipinti. Ha detto Agostino, è legata a una vicenda crudele della vita mia, il processo pubblico voluto da mio padre e da me. Il giorno di Santa Croce di maggio fu introdotto per consiglio di Tutia in casa e subito in arrivando cominciai con belle parole a persuadere Artemisia che operasse con suo padre che si cacciasse di casa sua Francesco Scarpellino, quale stava per garzone con il signor Orazio Gentileschi. Alcuni giorni dopo, avendo trovato la porta di casa Artemisia aperta, insalutato ospite entrai in casa e me ne andai da Artemisia e la trovai che dipingeva e con lei assisteva Tutia con il figlio suo tra le gambe a sedere. E giunto che fui da Artemisia, comandai a Tuzia che se ne andasse su perché volevo parlare di segreto con Artemisia in quel giorno proprio. Un pensiero. Agostino, mi avete tolto quel che voi non mi potete restituire. 26 marzo 1612. Io mi partii di Roma che ero giovanotto e potevo avere da 12 anni in circa e andai verso Firenze in Toscana. Ivi avendo già introduzione e ritegno della professione mia di pittura, mi introdussi alla servitù di quell'altezza di Firenze con il qual mezzo venni in qualche parte a perfezionarmi nel mio esercizio e feci di molte opere continuando a servire sinché morse il gran duca vecchio e dopo essere seguita la sua morte seguitai di finire certe opere che avevo già incominciato. Saranno circa 18 mesi che sono tornato a Roma a rivedere la patria e anche per esercitarmi nel mio esercizio di pittura. Il 28 marzo 1612. Sono interrogata per la prima volta nell'abitazione del padre, in via Santo Spirito in Sassia, dal signore Francesco Bulgarello sui miei rapporti con Agostino e sulle circostanze dello stupro. Die 18, mensis marzi 1612.
Io mi vado immaginando perché causa vostra signoria mi voglia esaminare, perché ho visto da alcuni giorni in qua alcuni andamenti di mio padre e ci ha fatto carcerare una pigionante che stava nell'appartamento di sopra, chiamata Tuzia, quale ha trattato contro di me un tradimento, tenendo mano a farmi vituperare. Per il vituperio e tradimento che io ho accennato di sopra, essermi stato fatto da detta Tuzia, voglio intendere che lei è stata mezzada a farmi sverginare da un certo Agostino Tassi pittore, e a ciò lei sia pieno informata del tutto. Perché è vero, e sono qui per confermarlo dove bisogna. È vero, è vero, è vero. L'anello che tu mi dia, e queste sono le promesse. Non è vero, e tu menti per la gola. Non è vero, è vero, è vero. Quando mi hanno chiesto di venire a Genova, l'eccellenza della dignità femminile escludeva che si potesse ripetere a teatro la pièce su Caravaggio, e oltretutto mi si chiedeva qualcosa che era quello che avete visto, cioè non di fare il critico ma di fare Agostino Tassi, figura che ho sempre visto vituperata oltre misura. Gli atti del processo non danno la certezza che lei mentisse o che lui mentisse. Fatto sta che lui è stato sputtanato come nessuno. Se c'è una personalità che ha patito da questa vicenda è Agostino Tassi. Forse le colpe, le avete sentite, erano in capo al padre, amico di Orazio e forse primo stupratore di Artemisia. E però immaginiamo che le cose siano andate come oggi tutti credono, e cioè che Artemisia ha patito violenza. Anche in questo caso la violenza era stata mitigata dalla promessa del matrimonio, con cui lei accettava di perdere la verginità in cambio del matrimonio. Poi quando lui mostra di non essere intenzionato a questa scelta, lei lo denuncia e lo porta a processo. Qui comincia una storia che non ha più niente a che fare con la verità delle cose, ma con la formidabile potenza con cui la donna inizia per la prima volta ad acquistare i suoi diritti. Ecco perché è così importante Artemisia, perché lei attraverso la denuncia dello stupro non ottiene un risarcimento morale di cui poco le importa, ma ottiene un riconoscimento della sua personalità artistica. È una cosa impressionante, straordinaria, modernissima, che la rende più attuale ancora di Caravaggio. Come dire, con l'arte essa si riscatta, e riscatta tutte le donne che ci saranno sicuramente state, che se voi pensate da Giotto, Giotto è il primo che ha un cantiere, un'officina, ha un'industria vera e propria. Ci sarà stata qualche donna, sì, a pestare i colori probabilmente. Parliamo di Artemisia come la prima femminista, la prima che ha il coraggio di denunciare un uomo. È probabile che sia capitato qualcosa che ha a che fare con una violenza. È probabile anche che lei non abbia ottenuto la riparazione che il matrimonio avrebbe garantito. E a quel punto, invece di chiudersi in casa con la vergogna, fa outing. Artemisia dipinge la violenza, dipinge qualcosa che ha la stessa identità dell'attimo decisivo che vediamo nell'opera di Caravaggio e che diventa, come ho detto in tante occasioni, l'inizio della fotografia. Quindi possiamo dire che Artemisia è un pittore caravaggesco, non una pittrice. E in questa dimensione ha raggiunto l'assoluta parità con il maschio. Tra i grandi movimenti internazionali dell'arte c'è appunto quello che conduce a Roma, durante la vita di Caravaggio e dopo la sua morte fino al 1630, pittori da ogni parte d'Europa, tedeschi, spagnoli, francesi, arrivano tutti per vedere che cosa ha fatto questo folle, come ha cambiato il mondo, come ha portato la forza delle cose e della realtà dentro la pittura. Fra i primi allievi di Caravaggio, già nel 1610, l'anno in cui lui muore, c'è Artemisia, che quindi si
registra come un pittore. Non è una condizione subalterna, non è una che collabora con il padre come sarebbe stato senza lo stupro. Quindi possiamo dire che grazie allo stupro, dobbiamo ringraziare Agostino Tassi che ha stuprato questa ragazza, consentendole di diventare quella che è diventata. Perché senza quello stupro non ci sarebbe stata la sua grandezza. Quindi possiamo dire che è stato Agostino per lei quello che è stato Giuda per Gesù. Voi ricorderete il bellissimo racconto di Borges che conclude dicendo che il vero Gesù è Giuda, perché si sacrifica. Senza Giuda, senza tradimento, la storia sarebbe stata diversa. E quindi accetta di essere l'ultimo degli uomini, accetta il ruolo del traditore, che pure era stato anche di Pietro per 3 volte, ma Giuda lo assume nel modo più radicale per consentire a Gesù di diventare Gesù. Quindi il povero Agostino Tassi, che io difendo nella sua azione così, un po' forse istintiva, un po' gli ha messo le ginocchia fra le cosce, l'ha penetrata, ma insomma l'ha fatto per lei, per darle la possibilità di essere la donna che si ribella contro il maschio. Quindi lui magari neanche lo voleva fare, un povero ragazzo. Non che sia stato provocato, non voglio dire questo, è colpa se diceva una volta la donna, no, ma lui ha detto: ho un compito storico, inventare la prima pittrice donna, e si è sacrificato. Infatti nessuno conosce Agostino Tassi, che pure è un grande pittore, e tutti conoscono Artemisia, quindi la vittima è lui, è evidente, la vittima è lui, chiaro, è lui. Nessuna donna, questa è la grandezza di Artemisia, prima di lei aveva avuto, se non nella tragedia greca, un protagonismo che deriva dal coraggio, cioè dalla volontà di dire: io non accetto il sopruso. E quindi è la prima femminista della storia, la prima donna che non teme il rapporto con l'uomo, la prima donna che è uguale e anzi superiore all'uomo, e la prima pittrice.